Liebe Handballfreunde, schönen Nachmittag und herzlich willkommen zu diesem Schlagerspiel der heutigen Runde der Serie A Gold der Damen. Gegner heute die Mannschaft des Casa Rurale Pontinia. Gentili amici, amiche della pallamano femminile e un cordiale buonasera, buon pomeriggio per questo incontro di spicco della giornata sesta del campionato di Serie A Golden femminile, ospite niente meno della seconda classificata attualmente, la Casa Rurale Pontinia. Nach dem frühen Aus im Europa Cup sind unsere Mädels wieder voll konzentriert auf die Meisterschaft und sie werden es heute Ihnen beweisen. Wir hoffen, dass nach 60 Minuten der Sieg in Pontinia das richtige Zeichen ist als Reaktion auf die Ausscheidung. Le squadre sono schierate sui bordi del campo e possiamo incominciare con le formazioni, cominciando dagli ospiti del Casa Rurale Pontinia, che schiera con numero 84 capitano Gomez Sulecki, numero 1 Romina Ramazzotti, 4 Luisella Botta, 5 Anna Giulia Francesconi, 7 Michel Costanzo Serrato, 10 Giulia Conte, 11 Leonora Colonedo, 12 Martina Zizia, 16 Giorgia Cialei, col 20 Michela Notarianni, 32 Alessandra Bassanese, col 44 Marinella Panayotova e col 93 Martina Costa, allenatore della squadra del Pontinia, Giovanni Nasta. Und jetzt möchte ich etwas mehr Beifall und Applaus erwarten für unsere Mädels, die mit Kapitän Sarah Hilber mit Nummer 12, Nummer 1 Bettina Gruber, die 7 Edmar Brankovic, 17 Giorgio Di Pietro, mit Nummer 19 Violetta Mini, die 20 Florianne Niederpunkt, die 22 Nelly Arica, 25 Giada Abbo, 26 Francesca Lucchini, 38 Mario Saranza, 97 Elisa Sozio, Vicky Nicola mit der 77, mit der Nummer 55 Katharina Kiesnolka und mit der Nummer 16 Monika Putzler, Trainer der Mannschaft der Blau-Weißen Rubi Nössing. Sono state designate a fischiare questo incontro le signore Gianna Stella Merisi e Andrea Alejandra Pepe, coadiuvati dal delegato della Federazione Italiana Daniele Mazzarella. Un cordiale buonasera qua dal Palasport di Bressanone da parte di Paolo Cestari, che ha l'onore di commentarvi questa partitissima della sesta di campionato di andata tra la formazione locale del Brixen Südtirol e della Casa Rurale Pontinia. Senz'altro l'incontro di cartello di questa giornata che vede di fronte il Pontinia attualmente ai vertici della classifica e il Brixen che ha una partita in meno. Un incontro che negli ultimi anni è sempre stato molto equilibrato, con il Pontinia che ha regolarmente dato filo da torcere alle biancoverdi di Rubi Nössing, anzi ora biancoazzurre. Infatti due anni or sono le due partite della regular season finirono in parità 23 pari sia a Pontinia che qua a Bressanone, con il Brixen che ha ciuffato il pareggio letteralmente all'ultimo secondo tutte e due le volte con Giada Babbo. L'anno scorso sono già stati 5 i confronti diretti tra le due squadre, vincitrice sempre il Brixen, anche se parzialmente con difficoltà, soprattutto la vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia e le due vittorie nei playoff. Francesca Lucchin, e
Entrambe le squadre sono reduci dalle sconfitte subite negli incontri di EHF. In particolare i biancoazzurri del Brixen hanno subito una scoccente sconfitta contro l'Handball Madeira. Si tratterà quindi oggi di dimenticare questo brutto episodio e di tornare possibilmente alla vittoria per una classifica che vede entrambe tese ad entrare nelle migliori quattro, che poi alla fine del campionato si sfideranno per la conquista dello scudetto. Intanto è Brixen che inizia l'azione offensiva. La Muratovic, tiro della Muratovic, subito parato da Romina Amazzotti, che manda via in seconda fase Sulechi Gomez, fermata fallosamente a 9 metri per le giallo-blu ospiti. Sarà senz'altro la Sulechi Gomez, punta da diamante da tenere particolarmente sott'occhio dalle padrone di casa, oltre che ovviamente dal numero quanto alto Palaiotova. Ancora 9 metri. Costanzo, Soleman, che però compie fallo di passi, palla al Brixen, che va via con la Di Pietro, che va alla conclusione con un tiro in doppio appoggio che però finisce a lato. E la Gomez entra nell'area bianco-azzurra, la Costanzo, che però viene fermata fallosamente 9 metri. Palla alla Coloredo, che rimette in gioco per la Gomez. Costanzo, crosta Costanzo. Gomez. Il tiro della Gomez è parato a due mani per la Lukin, che manda via la Giada Babbo. E Giada Babbo che va subito a rete in un bellissimo contropiede, 1-0 per il Brixen. Crosta, Costanzo, Gomez, sfondamento ancora del numero 7 Costanzo, serato, e palla nuovamente al Brixen. Giorgio Di Pietro, che in questa partita è tornato nel suo ruolo più congeniale di centrale regista. Habicher sulla posizione di terzino destro, ed è proprio l'Habicher che per poco non perde la palla. Hilber, Babbo al centro, che chiama il sistema. Bella intesa tra Babbo e Muratovic. 2-0 quando siamo giunti appena al terzo minuto del primo tempo. Fermata fallosamente Martina Crosta, 9 metri, eseguito da Eleonora Coloredo. Gomez, bloccata da Neri Habecher. Finta della Crosta, che però perde la palla. Bellissimo Sagliela. Perfetto lancio ancora di Francesca Lukin, che pare abbia preso le misure giusto per lanciare perfettamente Giada Babbo, che non perdona. 3-0. Bellissimo inizio di gara per le padroni di casa. Gomez
E il tiro della Gomez da fuori, nulla da fare per Francesca Lukin nel primo piano. Muratovic, alla quale viene fischiato fallo di sfondamento, va via il Pontinia con Crosta, Gomez e ancora Gomez, e farà bene l'allenatore Nössing a marcare più accuratamente la Gomez, che quando può alzarsi da sola dai 9 metri solitamente non perdona. Doppio gol degli ospiti, che così accorciano il gap iniziale portandosi almeno uno. Manovrano Di Pietro, Muratovic e Habicher. Giarababo, Di Pietro, tiro della Di Pietro parato da Romina Ramazzotti. Le arbitre però ravvisano il fallo da rigore ed è Esma Muratovic a portarsi sulla linea e a segnare, doppia rete, 4-2 per il Brixen. Fallo sulla Gomez, 9 metri, eseguito dalla Coloredo. Crostal, Gomez, Coloredo. Nella incursione della Crosta fermata, cerca di entrare da sola con uno scavalcamento alla Gomez, che viene fermato da Violetta Vegni, 9 metri, identica azione di prima, questa volta con sfondamento, va via Bixen, Giarababo, Amicher non vede una prospettiva e così rallenta l'azione, rimettendo ordine nelle file bianco-azzurre. Giarababo con Muratovic, che si sta rilevando una coppia vincente in questo inizio del campionato, dopo le necessarie intese. Babbo, Muratovic, questa volta il tiro di Muratovic non va a segno, Romino Ramazzotti devia sulla traversa e consente alle sue di ripartire. Va via, in contropiede ancora il Brixen. Impacciate un po' le brixenesi, che in tre non riescono ad avere la meglio su due difensori del Pontinia. Alla fine la Vegni viene bloccata fallosamente. 9 metri per il Brixen. Di Pietro, Habicher, che in questo inizio di partita gioca al posto di Ligia Put. Bellissima azione e ancora intesa perfetta, Muratovic, Babbo, e la Babbo segna la sua terza rete, 5-2. Inizio di partita decisamente favorevole alle padrone di casa, che pare abbiano subito lo shock della partita internazionale, dove effettivamente sono andate in bambola sin dai primi minuti, fallendo una serie clamorosa di azioni. Tiro della Crosta, bloccata dalla difesa, Gomez. Costanzo Gomez, che serve il numero 5, Francesconi, che va a segno sull'angolo lungo.
della Lukin. Bella azione. Segno ancora Nelly Habicher, servita da Sara Hilbert. 6-3. Un botta e risposta in questo primo frangente di partita, quando stiamo giungendo al decimo del primo tempo. Notarianni adesso in possesso di palla sulla posizione di terzino sinistro, la Babbo che marca uomo, la Gomez. Ancora sfondamento questa volta di Michela Notarianni, palla che finisce nelle mani del Brixen, che riparte ancora con la Di Pietro. Muratovic, Habicher, Sara Hilbert sulla al tiro, sbaglia però lo specchio della porta, reclama la Hilbert, non si capisce cosa, perché effettivamente pare, almeno dalla mia postazione, che abbia tirato senza ostacolo da parte della sua avversaria. Notarianni, crosta, Colloredo, Gomez, ed è ancora la Gomez che da fuori va a segno per la terza volta. Muratovic, Hilbert imbeccata perfettamente dalla Muratovic. 4-7, un susseguirsi di marcature sull'uno e sull'altro fronte. Gomez, Notarianni, Colloredo, Gomez, crosta, difficoltà nel tenere la palla, mano delle arbitre alzate, e così la Gomez deve andare al tiro sotto pressione di tempo e la Lukin le si oppone. Bellissimo servizio per Violetta Vegni, che però viene ostacolata entro l'area di rigore da Martina Crosta. Rigore per il Brixen. C'è l'avvicendamento in porta. Entra il numero 16, Giorgia Cialei. Muratovic, finta e rete. Seconda rete su rigore per Esma Muratovic. Sale a 4 il vantaggio delle padrone di casa, che evidentemente hanno ravvisato l'importanza della posta in palio, cercando subito di mettere sin dall'inizio un margine di vantaggio. Il tiro di Michela Notarianni, per la verità un sottomano senza troppe pretese, sorprende la Lukin. Sul fronte opposto Esma Muratovic, forse un tantino affrettatamente, va al tiro anch'essa in sottomano che finisce fuori. Molto abile Giorgia Di Pietro a indurre la Michela Notarianni a un fallo di sfondamento. Di Pietro, Habicher, converge al centro come doppio pivot, già da Babbo, però c'è un'invasione d'aria da parte di Violetta Vegni, va via il Pontigna, che con un pregevole, che con una pregevole seconda fase riesce ad accorciare sul 6-8.
Non è da meno però la Giorgia Di Pietro che con un tiro in doppio appoggio sorprende la Ramazzotti. Brixen che disputa questa fase iniziale senza la straniera Ligia Put in panchina per considerazioni di carattere tattico, visto che al centro dell'attacco è schierata quest'oggi Giorgia Di Pietro. Suleiman Gomez fermata da ben due avversarie che a malapena riescono a fermarla. Crosta Notariani e Gomez, questa volta sfondamento evidente della Gomez, va via il Brixen con Giada Babbo. Malinteso tra Babbo e Di Pietro che compie fallo di passi, fase un po' confusa della partita con entrambe le formazioni che cercano forse un po' troppo avventatamente di andare a conclusioni. Gomez e Notariani con la partecipazione di Coloredo. Costa è molto abile Michela Notariani a piazzare il suo tiro tra le gambe del Lukin. Giada Babbo servita da Muratovic, ma è molto brava Luisella Podda a chiuderle il varco. Abisher, Muratovic, Hilber, mentre anche la Hilber che serve la Muratovic torna al suo ruolo. Fallo di piede involontario ovviamente della Notariani, palla che finisce a lato Di Pietro. Muratovic, finta della Muratovic, tiro parato però da Romina Ramazzotti, reclama la Muratovic per un asserito fallo non ravvisato dagli arbitri. L'ala serve il numero Coloredo, fermo piazzato sul 6 metri, che approfitta della svista della difesa bianco-azzurro che in 4-4-8 si vede quasi riagguantata sull'8-9. Un bel vantaggio di 4 reti perso in pochissimo tempo, fa denotare ancora le incertezze delle ragazze di Nessing. Giada Babbo che fa tutto da solo e va a segno dalla posizione di centrale. Una novità quella di quest'anno con Giada Babbo, che è marcata sempre stretto sulla sua posizione congeniale di ala, si porta soventemente al centro dell'attacco utilizzando le sue eccellenti doti tecniche nell'1-1 per superare anche le difese. Notariani in campo, adesso è entrata la Panayotova al posto della Gomez. Eccola in possesso di palla, fermata da Muratovic. Marinella Panayotova con 23 reti, la seconda marcatrice delle ospiti. Bella difesa di Violetta Vegni, cerca lo scavaltamento alla Panayotova, referata però dalla Habicher. Questa volta il tiro sotto mano di Michela Notariani finisce al lato della porta di Lukin. Habicher, Di Pietro e Muratovic. Converge al centro Giada Babbo,
che serve perfettamente, e anche questa volta la palla finita poi a Sara Hilbert, vede la stessa andare a conclusione, però non trova lo specchio della porta. E adesso il Pontigna a chiedere il primo time out di questo primo tempo. Ci fermiamo anche noi un attimino. Si riprende sul punteggio di 10-8 per le padrone di casa quando sono giocati 18 minuti e 48 secondi per la precisione in questo primo tempo che vede di fronte Brixen Südtirol e Cassa Rurale Pontigna. Un incontro, dicevamo, molto importante ai fini della classifica, soprattutto tra due squadre che entrambe reclamano di entrare nelle prime quattro della regular season. E allora gli scontri diretti in casa devono per forza essere vinti. Scavalcamento della Martina Crosta, che supera una prima avversaria, non però la seconda, viene fermata fallosamente, 9 metri, ancora secco Martina Crosta, nonostante sia senz'altro la più incisiva in fase d'attacco. Questa volta la Lukin ci mette la mano sul tiro telefonato della Martina Crosta. Habicher, Di Pietro, Muratovic, Di Pietro che serve la Babbo, bellissima finta della Muratovic, alla palla però vengono fischiati i passi. Notariani, il tiro della Notariani non viene intercettato dalla Lukin, e così le ospiti sono nuovamente a meno uno al 20° minuto del primo tempo. Dopo l'iniziale vantaggio di quattro reti, le brissinesi si sono fatte nuovamente raggiungere. La partita sta scorrendo via su un sostanziale equilibrio. Tiraccio della Di Pietro, che senza troppa convinzione manda la palla ben fuori dallo specchio della porta. Panayotova, finta della Panayotova. E bel pallonetto. Bel pallonetto del numero 5, Anna Giulia Francesconi, che consente al Pontigna di riagguantare il pareggio sul 10 pari. Avvicendamento in porta del Brixen, Monica Prünster. Entra al posto di Francesca Lukin. Muratovic, bellissima. Inserimento di Sara Hilbert, alla quale viene fischiato fallo di sfondamento e che rimane a terra. Viene chiesto l'intervento dei sanitari, pare che Sara Hilbert abbia preso in colpo al ventre.
speriamo sia nulla di grave, perché quest'anno il Brixen City Hall ha veramente le giocatrici contate, per cui la defezione anche di una sola delle sette base potrebbe rappresentare un qualche problema, soprattutto sull'ala destra, dove la Hilbert è l'unico mancino, stante l'infortunio della sua vice Barbara Notufter, che ha subito la rottura dei legamenti crociati e che pertanto verrà meno per tutta la stagione. Al posto della Hilbert entra la Ficorer, che per la verità non è che sia un'ala tanto meno sinistra. Solitamente quel poco che gioca lo fa nel ruolo di pivot. Manovrano le ospiti con la Panayotova. Panayotova ancora dialoga con Notarianni. Giada Babbo riesce ad conquistare la palla, però viene fermata dalle arbitre. Panayotova crosta, bloccata dalla Begni, 9 metri, Panayotova, bella palla recuperata dal Brixen, contropiede, poi il lancio della Muratovic non giunge a destinazione per il veloce rientro della difesa ospite. 10-10, 8 minuti, anzi 7 minuti scarsi alla fine di questo primo tempo. Va adesso in vantaggio il Pontinia col numero 11 Coloredo, fortunata in quanto trovatasi tutta sola sulla linea dei 6 metri sul rimpallo della difesa. Babbo, Muratovic adesso al centro, Di Pietro, Giada Babbo, reclama Esma Muratovic per il mancato fischio di fallo da parte della coppia arbitrale, ed è Huvinussing a approfittarne per prendere un minuto di time out anche per riordinare un attimino le sue atlete, le idee, e soprattutto anche per fiatare un attimino in questi ultimissimi minuti del primo tempo, nel quale il Pontinia adesso, dopo aver rincorso a lungo il punteggio, è addirittura passato in vantaggio di una rete a conferma della sua pericolosità. Mentre nelle file ospiti si stanno alternando le due cannoniere Panayotova e Gomez, nel Brixen pochi i cambi e soprattutto non è ancora entrata in partita Ligia Put, la rumena nuova quest'anno nelle file del Brixen City Hall. Si riprende con la Muratovic schierata al centro adesso, che dialoga con la Habicher, Ficoler, Di Pietro, Muratovic. Bellissimo servizio e c'è invasione d'aria da parte di Violetta Begni, palla consegnata dunque agli ospiti, che ripartono con Martina Crosta. Crosta al centro, che dirige la manovra, coadiuvata dalla Panayotova.
anche sul versante opposto c'è un'invasione d'aria. Muratovic, Di Pietro, passaggio per l'interno ma avventato sulla Habicher. Ha perso un po' lo smalto in fase d'attacco le brissinesi. Adesso ci vuole l'ingegno di qualche giocatrice, come per esempio Giada Babbo, quasi mi avesse sentito, va a realizzare la sua quinta rete. Fermata la crosta da Violetta Vegni, molto efficace quest'oggi in fase difensiva. Parità quando mancano 4 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Notarianni crosta, Colloredo, Panayotova che non riesce a fare la palla. Anche questa volta fortunate le ospiti che approfittano di un rimpallo, o meglio di una palla vagante che viene acchiappata dalla Notarianni, che va a segno tutta sola davanti a Monica Prünster. È rientrata adesso Sara Hilbert dopo essersi ripresa dal colpo subito in un'azione precedente. Di Pietro, anche a lei viene fischiato uno sfondamento. Avvicendamento nuovamente nelle file del Pontinia, torna Gomez al posto della Panayotova. Crosta, Colloredo, Gomez, Notarianni. Fase confusa nella difesa brissinese, 9 metri per il giallo-blu. Gomez, si alza la Gomez e segna la sua quarta rete. Bel tiro della Muratovic che è spinta da dietro. Sono 2 minuti nei confronti di Eleonora Colloredo. I primi 2 minuti in una partita decisamente corretta, senza grandi falli, però si sa che le spinte da dietro vengono sanzionate, giustamente direi, con 2 minuti. Superiorità numerica delle padroni di casa, che adesso sono sotto di 2 e hanno l'opportunità e anche il dovere di però sbagliano malamente questa occasione mandando la palla direttamente sul fondo. La Habicher, venuta dal Brunico, dicevamo, è decisamente ancora poco esperta di giocare partite di questo livello. Marcamento di Giada Babbo, la Sole Sulecki Gomez, pur strattonata, riesce a mandare la palla nel sacco, però c'era precedentemente lo fischio dell'arbitro. Mano delle arbitri alzata. Questa volta si oppone la Prünster e Sara Hilbert, lanciata perfettamente dalla portiera, riesce a superare Romina Ramazzotti accorciando il risultato 12-13 quando scocca l'ultimo minuto, che vedrà ancora per 30 secondi le ospiti in inferiorità numerica. Mano alzata delle arbitre, crosta 9 metri.
Costa cerca ovviamente di guadagnare qualche prezioso secondo. Il tempo è fermo, mancano 40 secondi esatti. Palla sulla Gomez, che è fermata da Lababo. Gli uni reclamano 9 metri, gli altri sfondamento. Ancora presumibilmente la Gomez, no, è la Crosta. La Crosta che riesce a sorprendere la difesa brissinese e segnare la sua prima rete in inferiorità numerica. Ancora due le reti di vantaggio degli ospiti. 10 secondi ancora per il Brixen. E la Di Pietro sbaglia clamorosamente l'ultima azione, tutta sola davanti alla portiera ospite. Finisce così sul punteggio di 14-12 per le ospiti del Pontinia. Questo bel primo tempo giocato all'insegna di attacchi veloci, efficanti, che hanno spesso messo in difficoltà le rispettive difese. Per il momento qua da Bressanone è tutto, a dopo. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi.
Es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orten. Wie in Forstkronen, dem, ja, kaiserlichen unserer Biere. Forst, das Bier der Heimat. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Was die Bauern antreibt? Die Liebe zur Natur und zu ihren Tieren. Die würzigen Kräuter und Gräser der Almwiesen verleihen der Milch ihren einmaligen Geschmack. Wo Brimi draufsteht, ist 100% Südtirol drin. Brimi, es ist in unserer Natur. In Südtirol spiegelt sich Qualität aller Orte.
Qua a Bressanone tutto è pronto per iniziare questo secondo tempo dell'incontro di cartello Brixen-Pontinia. Dopo un primo tempo che ha visto le squadre sostanzialmente in equilibrio dopo un inizio di più 4 per il Bressanone, che però poi si è fatto malamente rimontare dalle ospiti, che molto abilmente hanno dapprima accorciato le distanze, raggiunto il pareggio e poi addirittura hanno messo la freccia e conducono loro con 2 reti di scarto e hanno anche il possesso di palla adesso alla via di ripresa. Luisella Podda qua innanzi alla postazione con il numero 4, la Gomez molto incisiva nel primo tempo con 4 segnature di pregevole fattura da fuori dalla distanza. Costanzo, Savito il pivot, attenta la difesa bressanese che blocca Coloredo. Gomez, sfondamento di Crosta, va via ancora il Brixen, il lancio della Di Pietro viene fermato dalla Zulecki. Gomez che con la sua esperienza si è subito portata in difesa annullando il tentativo brissinese. Crosta, Gomez. Questa volta la Prinster si oppone al tiro della Gomez. Monica Prinster, che della verità aveva già dato il suo addio alla carriera, che però è tornata dal mare manforte alle sue compagne di squadra. Mano alzata delle arbitre. Gomez. Va via il Bressanone, Babbo Muratovic, però sono molto veloci le ospiti a tornare in posizione difensiva. La Hilbert entra dall'ala, viene fermata e le arbitre concedono il rigore che verrà eseguito da Esma Muratovic, che ha messo a segno i primi 2 rigori. E anche questa volta non lascia scampo a Romina Ramazzotti. Crosta, Gomez adesso al centro, Costanzo, Crosta, Gomez cerca lo scavalcamento. Molto attenta la difesa bressanese, quando Serato riesce a inquadrarsi le arbitre fermano l'azione per un precedente fallo. Il numero 11 Coloredo riesce ad andare a segna e soprattutto ci sono 2 minuti a carico di Giada Babbo, che con 5 reti è la più prolifica delle bressanesi. Il Brixen si avvale dell'extra player e questa è l'occasione per far entrare in campo Ligia Putt sulla posizione di terzino destro. Vedremo come il Brixen imposterà questa sua azione. Hilbert, Muratovic. Muratovic fermata sulla linea dei 6 metri. Tiraccio della Muratovic, senza troppo convinzione, che si stampa sulla traversa e finisce poi sul fondo. Nulla di fatto dunque anche per questa azione offensiva del Brixen.
anche in questa fase iniziale del secondo tempo, sempre sotto di due reti. Pod, Gomez, Costanzo, bella palla recuperata dalla Hilmer in una fase della partita molto delicata per le padrone di casa. Put Di Pietro, ancora 20 secondi in inferiorità, il Brixen che cercherà di superare indenne questi momenti, non ci riesce, la palla finisce a lato, va via il Pontigna. Francesconi, Pod, Costanzo, doppio, va via il Brixen, ottima occasione, e l'arbitro riesce ad approfittare di questa ingenuità delle ospiti. Gomez, piede della, bel lancio per Giada Babbo. Brava Giada Babbo, perfettamente lanciata dalla Put, che riagguanta il pareggio. Due ingenuità delle ospiti in fase di attacco hanno consentito al Brixen di colmare il gap di due reti e la partita inizia praticamente ex novo al sesto del secondo tempo. Nella miglior tradizione di queste due squadre, questo modo di scavalcamento della Gomez è assai problematico, perché i falli sembrano gravi, invece lei che con il suo scavalcamento blocca le mani delle giocatrici difensive. Passi non ravvisati dagli arbitri, però sono le giocatrici ospite stesse che buttano via malamente la palla. Momentaneo appannamento delle ospiti, così come ce l'avevano le padrone di casa nella seconda metà del primo tempo. Put, Babbo, tiro della Hilbert servita dalla Babbo, finisce purtroppo a lato, nulla di fatto. Si viaggia sul punteggio di parità 15 pari. Gomez, Notarianni senz'altro la più pericolosa in questo fino ad ora, butta via la palla la Gomez. Il Brixen non riesce a portare a termine la sua seconda fase per il veloce rientro della difesa ospite, e allora emazione manovrata adesso con Ligia Put, che dà senz'altro peso all'attacco brissinese. Muratovic, fallo della Muratovic sulla Muratovic, scusate, Giada Babbo, fermata da Di Pietro, 9 metri, bellissima azione individuale
di Esma Muratovic, che con finta scavalca la difesa, però con il centro veloce il Brixen, scusate, il Pontigna va a segno ed è nuovamente 16 pari. Adesso la partita sta entrando nel vivo. Put, bellissimo tiro della Put, che come si suol dire toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali e porta nuovamente il Brixen in vantaggio. Giovanni Nasta chiama raccolto alle sue per reagire alle folate offensive delle brissinesi, che in questo inizio di ripresa hanno decisamente preso in mano le redini del gioco. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. Si riprende con il pallone in possesso delle ospiti. Crosta, Gomez, Podda, Colloredo. C'è fallo, Colloredo ancora che mette in gioco la palla e con un'azione di forza Giulia Conte, nuova entrata in squadra, riesce a penetrare nella difesa brissinese, a superare Monica Prinster. Ecco che adesso si fa finalmente sentire il tifo. Le padrone di casa, Muratovic, fallo sulla Muratovic della Gomez, Muratovic che cade pesantemente a terra. Vedremo quale sanzione combineranno le arbitre. E c'è il cartellino rosso per Suleiman Gomez, Suleiki Gomez, che si prende il cartellino rosso e deve abbandonare il gioco. Sicuramente una grave defezione per le ospiti, però vedremo e soprattutto speriamo che Esma Muratovic non risenta troppo di questo brutto fallo nei suoi confronti. No, grazie al cielo. Riprende nuovamente la sua posizione e la partita riprenderà dunque con un 9 metri a favore delle padrone di casa. Vedremo ora se il Brixen riuscirà ad approfittare di questa situazione decisamente favorevole, rispettivamente se il Pontigna riuscirà a sopperire alla mancanza della sua indiscussa marcatrice, che già sinora è andata a segno 4 volte. Presumibilmente sarà Marinella Panayotova adesso a rilevarla, infatti così è. Sono 2 minuti di vantaggio di soprannumero
per il Brixen, che dovrà cercare di approfittare. Bello servizio su Violetta Vegni, che va a segno per la prima volta su perfetto passaggio della Muratovic. Ecco la Panayotova che adesso dialoga con la Martina Crosta. Bloccata la Crosta dalla Muratovic. Panayotova. C'è fallo, 9 metri per il Pontigna, con la mano delle arbitre alzata per il gioco passivo. Il tiro della Giulia Conte viene deviato in fallo laterale, anzi in angolo, dalla difesa bianco-verde. Sfondamento, calma l'azione Giorgia Di Pietro, con la Muratovic che dà la carica alle sue Hilbert. Put, passaggio della Di Pietro, che la Babbo non riesce a tenere sotto controllo. Questi errori in questa fase cruciale della partita possono costare cari. Podda, adesso sulla posizione, si cambiano il ruolo Panayotova e Crosta. Coloredo. Ma il tiro il numero 20, Michela Notariani, c'è fallo e rigore per gli ospiti. Cambio in porta, entra Francesca Lukin, non rilevare Monica Prinster, al tiro Luisella Podda. Luisella Podda che realizza questo rigore e porta nuovamente in parità il parziale al 13° del secondo tempo. Difesa avanzata dalle ospiti. C'è un passaggio sbagliato da Muratovic, che viene però deviato in angolo dalla difesa ospite, è andata bene. Ligia Put, Uvinessin intravede la difficoltà in fase offensiva delle sue e chiama il suo secondo time out. In Alto Adige ogni cosa è specchio di qualità. Come Forst Kronen, la più amata delle nostre birre. Forst, la birra dall'Alto Adige. Si riprende dunque con 9 metri a favore delle padrone di casa. La partita scorre via sul punteggio di parità. Vedremo ora quali delle due squadre
avrà la capacità di accaparrarsi questa partita. È un gioco decisamente importante, gioca anche la condizione fisica, visto che entrambe le squadre non hanno proprio una partita molto lunga. Hilbert, il tiro della Hilbert, si stampa sul palo corto della porta di Ramazzotti. Panayotova, c'è un fallo. Podda, crosta, Coloredo, Panayotova, ci sono 2 minuti di penalità a carico della Habischer per farlo sulla Panayotova, stata aggiudicata come cintura che viene sanzionata con 2 minuti, giustamente. Panayotova molto pericolosa ovviamente dalle retrovie. Bel servizio sull'ala e delizioso pallonetto del numero 4, Luisella Podda, che realizza la sua seconda rete e porta nuovamente in vantaggio la squadra ospite. Approfittata perfettamente questa superiorità numerica che ha portato al tiro alla destra Muratovic, Vegni, il tiro della Vegni viene bloccato, però c'è fallo di Martina Crosta che si becca anch'essa i 2 minuti e rigore per il Bressanone con l'opportunità di riagguantare il pareggio. Esma Muratovic, cambio di portiere anche nelle file ospite. E la nuova entrata, il numero 12, Martina Sizia, neutralizza il tiro della Muratovic in una fase della partita decisamente importante. E ripartono le ospiti, entrambe le squadre in inferiorità numerica. Bassanese, c'è però fallo di piede di Panayotova con la palla che rientra dunque in possesso delle brissinesi. Che in 10 secondi avranno la possibilità di tornare al completo. Converge la Hilbert, Muratovic, Di Pietro, signor Dore, sfondamento, e adesso il Brixen torna al completo. C'è la mano delle arbitre alzata, ma ci mette una pezza. Ancora Esma Muratovic con un tiro dalla tutta distanza. 19 pari. C'è da giurare che saranno ancora 13 minuti caldissimi con tutte e due le squadre che hanno la chance di lasciare vittoriose il campo. Anche nel frattempo il Pontinia perde nuovamente palla, 19 pari. Esma Muratovic, Giada Babbo che fa finta di passare la palla alla Vegni, poi desiste e imposta nuovamente sulla Di Pietro. Muratovic, Giada Babbo, marcata stretto,
Bellissima azione corale della Brescia del Bivessolone, che porta il tiro Ligia Put. Palla che nella confusione generale finisce a lato e dunque in possesso del Brixen. La Begni malamente perde la palla in una situazione oltremodo favorevole. Nessuna delle due squadre riesce a approfittare della situazione favorevole. Si sente il peso della posta in palio. Torna in campo la crosta sulla posizione di terzino destro. Eccola adesso al centro la crosta che serve la Panayotova. Ancora la crosta. 9 metri. Graziata questa volta la Vigni per la cintura. Panayotova, crosta. Azione corale degli ospiti con la Panayotova. È il 93 la crosta che proprio dalla posizione di terzino sinistro riesce a centrare il bersaglio. 20 pari. Adesso c'è Ligia Put sulla posizione di terzino sinistro. Vigni, Put, che in becca la difesa viene bloccata. Muratovic, Giana Babon che punta la sua diretta avversario. Muratovic, però il tiro è centrale e viene bloccato da Romina Ramazzotti. Come al solito, quando non si segna segue subito la punizione dalla parte opposta. Molto bravo il Pontinia a riportarsi nuovamente in vantaggio in una fase della partita quando sembrava che il Bressanone avesse in mano le redini della partita. Un passaggio della Giada su tutto il campo alla Filber, fortunatamente viene Ligia Put, terza segnatura e nuova parità. Panayotova. Cresta e Panayotova, Pod. Panayotova si inserisce la crosta, palla finisce sul palo, però c'era stato lo fischio degli arbitri. 9 metri eseguito dalla Coloredo. Difesa della Muratovic sul Panayotova. Mano delle arbitre alzata, crosta e c'è il tiro, bellissimo tiro della non ho visto chi ha segnato, penso è stata la Notarianni. E ancora Bressanone a dover rincorrere in questo vibrante finale di partita. Muratovic, Put, si alza la Put, viene però bloccata. Ma il tiro della Put finisce purtroppo a lato e va via ancora il Pontinio con la crosta. Fallo. Nove metri.
Adesso ogni palla pesa in questi ultimi 7 minuti. Crosta, Colloredo, Panayotova. Adesso ci saranno. Ci sono 2 minuti a carico di Ligia Put in un momento molto molto delicato della partita. Vedremo se il Bressanone riuscirà a sopperire a questa defezione nei prossimi 2 minuti, tanto più che si trova sotto di una rete. Tiraccio della Panayotova che segna la sua prima rete in questa partita, un sottomano dal basso in alto contro il quale nulla può. Fallo sulla Violetta Megni. Adesso serve un acuto delle giocatrici brissinesi di maggior spicco. Di Pietro, mano delle arbitre alzata, a dire la verità mi sembra un po' troppo presto. La Muratovic serve la Vegni che insacca, 22-23 in inferiorità numerica. Cinque minuti e mezzi alla fine. Crosta. Ci sono 2 minuti contro Esma Muratovic e questa potrebbe essere la svolta della partita. Doppia inferiorità numerica adesso, ancora per 43 secondi. Questa volta il Bressanone è fortunato, fa ben 2 volte in quanto i tiri delle ragazze ospiti si stampano sui pali. 20 secondi ancora per tornare quantomeno in 5. Giada Babbo che manovra. Vegni, Babbo. Nelly Habicher viene fermato all'atto quando entra in area, non 7 metri come reclama il pubblico, ma 9 metri. Giada Babbo, adesso serve una prodezza. E la Violetta Vegni, ancora in favore numerica, va a segno, parità. Quattro minuti alla fine. Messo non è ancora in inferiorità per 40 secondi. Però non c'è nulla da fare. Va ancora a segno il Pontinia con un tiro basso della Colloredo. In 19 secondi ancora. Put di Pietro. Hilbert, chiamata la Put, 9 metri, no, Giorgia Di Pietro manda un pallone alle stelle quando mancano 3 minuti alla fine e adesso le squadre sono nuovamente al completo. Possesso di palla per Pontinia che manovra con Crosta, Panayotova e Colloredo. Palla deviata, angolo. Panayotova, finta il tiro. Mano alzata,
Crosta, Colloredo. C'è il fischio del passivo. No, non è possibile. La Muratovic consegna la palla nelle mani delle avversarie. Ecco, si riprende quando mancano ancora poco più di due minuti alla fine dell'incontro, con il Pontinia in possesso di palla. Chiaramente adesso le ospiti cercano l'azione manovrata, non avranno fretta di andare a conclusione, andranno a colpo sicuro. Panayotova invece, fortunata le brissinesi. La Hilbert va a segno. Il contropiede è lanciata da Muratovic. Un minuto e mezzo. Ormai è bagarre finale. Niente per nervi deboli. Il tutto a fior di pelle. Ed è ancora il Pontinia a dirigere le danze. 9 metri. Eseguita dalla Colloredo. Conte. Costa. Mano alzata. Sfondamento. E adesso è Brixen che può, ha l'opportunità di andare via. Mamma mia, che finale di partita. La suspone estrema. Mancano 20 secondi, 40 secondi, scusate, alla fine del tempo. Adesso è Rubinessing che chiama a raccolta le sue. Vedremo se il Brixen riuscirà ancora ad andare alla conclusione. Da cosa sono spronati i contadini? Dall'amore per la natura e per gli animali. Le piante aromatiche e l'erba dei pascoli altoatesini donano al latte il suo sapore unico. E Brimi sta per 100% latte Alto Adige. Brimi è nella nostra natura. Però c'è da giurare che il Pontinia ce la metterà tutta a difendere con i denti questo punto virtualmente acquistato sino ad ora. Guai ora a commettere falli. Chiarimenti dal tavolo dei cronometristi. Giada Babbo, in possesso di palla, Muratovic. Ora dovranno essere le giocatrici esperte. Bloccata la palla. 9 metri. Giada Babbo. La palla è alzata, la mano delle arbitre è alzata. E il tiro della Muratovic. No, non è possibile. A 4 secondi dalla fine
il Pontinia riesce ad agguantare la vittoria. Un esito incredibile con il Brixen, che aveva in mano la palla della vittoria. Ha tirato la Muratovic e la palla è stata bloccata dalla portiera ospite. E così il Pontinia, dopo diversi tentativi, è riuscito nell'impresa ritenuta impossibile di espugnare il campo di Bressanone contro le campionesse in carica. Certamente Uminessing non la prende bene, perché perdere così una partita è veramente molto, ma molto difficile da digerire. Onore comunque al Pontinia, che nulla ha rubato, anzi a larghi tratti della partita ha condotto anche il parziale, guadagnandosi sicuramente questi due punti che le consentono di rimanere nelle parti alte della classifica. Il Bressanone deve nuovamente inchinarsi davanti a una squadra dopo la sconfitta di sabato scorso, però come detto il Brixen attuale non è certamente quello della scorsa stagione, perché c'è ancora troppo da amalgamare e purtroppo gli errori decisivi poi sono venuti da giocatrici che per il resto della partita hanno avuto il merito di dare l'impronta necessaria all'attacco brissinese. Qui da Bressanone per il momento è tutto. Come detto, il Pontinia espugna il Palasport di Via Laghetto, nonostante abbia dovuto sopperire la mancanza della Gomez, espulsa all'inizio della ripresa, però ottimamente sostituita Panay Otova, che nel momento finale ha dato il suo contributo decisivo. Grazie da Bressanone, per il momento è tutto e arrivederci.